Ciao a tutti, rieccoci qua. Incredibile, questo quesito era identico a quello che abbiamo fatto insieme la scorsa settimana nella prova di matematica del 2018. Quindi se avete studiato insieme a me, io spero davvero che l'allenamento che abbiamo fatto vi sia servito per l'esame di maturità di quest'anno. Il quesito che vediamo è il numero 5, che vi ricordo diceva così: determina l'equazione della retta tangente a questa curva qua nel suo punto di ascissa 3 utilizzando due metodi diversi. Quindi non si accontenta che risolviamo questo quesito in un unico modo, ne vuole ben due. Ma noi non ci preoccupiamo, perché il primo modo lo abbiamo proprio visto la scorsa settimana, è quello di utilizzare l'equazione della retta tangente. Vi ricordo che l'abbiamo visto proprio nel video scorso, è questa. Questa è l'equazione generica di una retta dove al posto di m del coefficiente angolare c'è la derivata prima della funzione nel suo punto di tangenza, e xt e yt sono le coordinate del punto di tangenza. Io so che il punto ha ascissa 3, quindi per trovare la sua y cosa faccio? Vado a sostituire 3 qui per trovare la y di t, e quindi viene 4. Ho trovato il mio punto di tangenza t di coordinate 3, 4, per cui ho trovato questi due numeri. Si tratta di trovare la derivata prima della funzione e poi andare a sostituire al posto di x il valore 3. Quindi un passo alla volta. La derivata prima di questa, vi ricordo che questa la possiamo anche riscrivere più comodamente così, e così è più facile trovare la derivata prima, perché il mio metodo è: porto questo davanti e ricopio tutto. Come esponente devo abbassare di un grado, un mezzo meno 1 fa meno un mezzo. Per la derivata di quello che ho tra parentesi, la derivata di un numero è 0, la derivata di x alla seconda è meno 2x. 2 e 2 si semplifica, questo elevato a meno qualcosa vuol dire che lo devo ribaltare, cioè da sopra lo porto sotto al denominatore, e un mezzo lo riscrivo di nuovo come radice. E viene così. Quindi per farvi capire, tutta questa quantità in giallo è andata qua sotto. Questa è la derivata prima, quindi f' di x. Devo andare a sostituire il valore 3 qui dentro. Trovo quindi che viene meno 3 quarti. Ora sono felice perché posso andare a sostituire i numeri alla mia formula. Andiamo a fare i calcoli e trovo che la retta è questa. E questo era il primo modo, molto semplice, perché cosa abbiamo fatto? Prima cosa, ho trovato le coordinate del punto di tangenza. Andando a sostituire 3 nella funzione, ho trovato così 4. Seconda cosa, ho fatto la derivata prima per trovarmi il mio valore di m, che sappiamo equivale alla derivata prima nel punto x della funzione. Il secondo modo qual era? Io conosco le coordinate del punto di tangenza, quindi l'equazione generica di una retta si trova proprio così, dove questa volta scrivo m, perché con il primo modo m l'ho trovato grazie alla derivata prima nel punto di tangenza, nel secondo modo m lo troverò con la condizione di tangenza. La condizione di tangenza, vi ricordo, che impone di calcolare il delta uguale a 0. Perché? Che cos'è una retta tangente? Una retta tangente è una retta che interseca la funzione in un punto. Quindi l'intersezione tra la retta e la mia funzione mi dà una soluzione. La funzione in questione che cos'è? È una circonferenza, perché se elevo alla seconda ottengo questo. Se porto meno x alla seconda al primo membro, trovo proprio l'equazione di una circonferenza di centro 0 e raggio 5. Graficamente ho una circonferenza fatta così. So che la retta passante per il punto T è tangente e questo è il punto T. Quindi cosa faccio? Faccio il sistema tra la circonferenza e la retta. Una volta fatto il sistema, imporrò la condizione di tangenza, ovvero il delta uguale a 0. Come risolvo questo sistema? Semplicemente con il metodo di sostituzione, quindi al posto di y qua scrivo tutta questa quantità. Quindi in questo momento, invece del sistema, vado a concentrarmi nella prima equazione, la seconda che l'ho sostituita qui, per un momento la lascio in disparte. Quindi facciamo i calcoli. Attenzione che questo è un quadrato di trinomio. Ho fatto i calcoli, non mi sono soffermata a spiegare step by step i passaggi, perché tanto i prodotti notevoli sono un argomento che in quinta superiore si dà per assodato. Ad ogni modo, se non vi è chiaro questo, come sempre potete ripassarlo nella mia playlist prodotti notevoli, trovate il link in descrizione. Ritornando a noi, una volta fatto i calcoli, che cosa ho fatto? Sono andata a raccogliere, quindi qui questi due termini avevano x alla seconda e quindi l'ho raccolto e mi è rimasto 1 più m alla seconda. Allo stesso modo qui questi due termini avevano x, l'ho raccolta, e in più, siccome questo era 6 e questo era 8, ho raccolto 2x.
invece di x e basta. E poi i termini noti sono andata a riscriverli e ho sommato 16 meno 25 che fa meno 9. Ora, di tutta questa robaccia qua, che cosa ce ne facciamo? Vi ricordo che il secondo modo prevedeva due passaggi. Passaggio numero 1, faccio il sistema tra la circonferenza e l'equazione della retta tangente. Passaggio numero 2, faccio il delta uguale a 0. Precisamente, siccome questo è pari, faccio delta quarti uguale a 0. Quindi b mezzi alla seconda. 2 va via, devo elevare tutto questo alla seconda. Meno ac, lui per lui. Ottengo un'equazione nell'incognita m. Chi era m? Era il coefficiente angolare, che era proprio quello che volevo trovare qua per trovare l'equazione della mia retta. Andiamo a fare i calcoli. Mettete stop, fateli da soli e poi confrontateli con i miei. Sono felice perché molti termini se ne sono andati via. Vi ho evidenziato in sotto i monomi simili, quindi questo con questo se n'è andato, lui con lui se n'è andato e anche lui con lui. Quindi mi è rimasto questo, che se ci guardate bene è un quadrato di binomio, perché 16m alla seconda è il quadrato di 4m, mentre 9 è un quadrato di 3. Il doppio prodotto, vediamo se torna, 4 per 3 è 12, per 2 24m. Quindi questo trinomio qui lo posso scrivere così. Questa quantità uguale a 0 vuol dire che la base deve essere uguale a 0. Quindi trovo che m, il valore del coefficiente angolare che stavo cercando, vale meno 3 quarti, che se vi ricordate è lo stesso valore che avevamo trovato quassù quando m lo avevamo trovato facendo la derivata prima calcolata nel punto 3, dove 3 è la scissa del punto di tangenza, questo qua. Quindi, avendo trovato lo stesso m, chiaramente andando a fare i calcoli, lo lascio a voi, troveremo di nuovo questa retta. E questo era il secondo modo. A mio parere il modo più veloce è il primo. In questo caso non avevamo scelta, perché ci chiedeva di trovare l'equazione della retta in entrambi i modi, quindi il primo modo con la formula in due passaggi si fa, il secondo modo con il sistema, con il delta uguale a zero, ovviamente un po' più lungo, ma alla fine ci dà sempre lo stesso risultato. Per oggi ragazzi è tutto, ho cercato di pubblicare questi video il più veloce possibile, mi avete chiesto in tantissimi di fare dei video sui quesiti della maturità di quest'anno ed è per questo che ho cercato di accontentarvi e di pubblicarli ogni giorno. Spero davvero che abbiate apprezzato, anche perché è stato un impegno non da poco, tra il lavoro e i diversi progetti che sto seguendo è stato un po' difficile incastrare tutto, ma ce l'ho fatta. Quindi se avete apprezzato, sapete cosa fare, mettete un bel like. Per oggi è tutto, alla prossima. Ah, stavo dimenticando la frase di chiusura. Se mi seguite ormai da un po', ormai la sapete anche voi, che se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo alla prossima.